trovati nel quadro di questa iniziativa messa in piedi dal nostro Dipartimento per supportare una lettura scientifica di quello che è la crisi che stiamo vivendo. Oggi proveremo a tratteggiare quella che è una tematica, ritengo, di estremo interesse, che riguarda proprio la pianificazione strategica in momenti di emergenza, una tematica che in un certo senso rientra nelle priorità assolute di chi ha la necessità di governare una crisi di questa portata. Proviamo a considerare il tema partendo da alcune specifiche di carattere generale che riguardano proprio la pianificazione strategica. Lo facciamo proprio approcciando il tema nel modo più generale, per poi passare al ruolo della collettività e la fiducia come variabile strategica di successo, e proveremo in una terza fase di individuare le prime indicazioni di cambiamento dal fronte dell'emergenza per la pubblica amministrazione italiana. E quindi proveremo anche a individuare qualche conclusione. Il tema della pianificazione strategica in campo pubblico e quindi rispetto alla pubblica amministrazione è un tema che si approccia partendo da una considerazione, che pianificare è un'attività indispensabile per la realizzazione di una prospettiva evolutiva futura. Quindi, in buona sostanza, la pianificazione strategica guarda ad un concetto di cambiamento identificato in una dimensione diversa dell'attuale, della presente, rispetto quindi a quello che è l'attuale configurazione dello Stato, della società, della collettività, dell'economia. Il campo è particolarmente ampio e ovviamente cambia in funzione anche delle questioni che vengono identificate in relazione al livello istituzionale. Quindi la pianificazione strategica guarda al futuro e in un certo senso potremmo dire che è antitetica rispetto all'ipotesi di reazione, quindi di identificazione nell'immediatezza di una soluzione. Eppure non è così, perché la pianificazione strategica ha certamente una sua dimensione di intervento nell'immediatezza e quindi risponde comunque a una logica di razionalizzazione delle azioni anche in un contesto di crisi e di emergenza. L'attività di pianificazione strategica, infatti, può essere sviluppata in relazione ad eventi che sovvertono la normale prospettiva di esistenza e di sviluppo di una comunità. La pubblica amministrazione interpreta questo concetto in relazione anche alla sua articolazione istituzionale. Un conto è la pianificazione strategica a livello governativo, altro conto è certamente quella sviluppata o realizzata, quindi è realizzata dagli enti locali territoriali, dal comune, per semplificare. L'attività di pianificazione strategica in emergenza è diretta alla definizione di un diverso scenario evolutivo rispetto a quello che la crisi ha condizionato, attraverso obiettivi che in modo reattivo possano costituire un'immediata soluzione alla crisi generata dai gravi sconvolgimenti, da imprevisti o contingenze. Quindi il quadro che stiamo affrontando è certamente particolarmente aderente alla visione della pianificazione strategica, visione appunto della pianificazione strategica nel contesto immediato. La questione che, da questo punto di vista dobbiamo ulteriormente considerare riguarda alcuni elementi che devono essere presenti nella pianificazione strategica anche in caso di emergenza. Innanzitutto, la pianificazione strategica in emergenza deve individuare le problematiche che sorgono dall'analisi rapida, veloce delle implicazioni che si generano per effetto della crisi. E quindi deve mettere in campo scenari interpretativi anche, come dire, alternativi, per meglio identificare il contesto nel quale queste problematiche si sono venute a generare. Inoltre, deve definire un percorso di superamento dello stato di crisi, pensando alla riduzione o all'eliminazione dei problemi che si sono venuti a generare, e soprattutto
tendendo alla, come dire, individuazione delle relazioni che questi problemi hanno tra di loro, identificando quindi il bisogno di risorse e le azioni per il loro reperimento. Inoltre deve definire un sistema di monitoraggio e valutazione, risorsa tecnica particolarmente rilevante, laddove appunto abbiamo la necessità di gestire questo percorso evolutivo segnato dalla pianificazione strategica e reso concreto dagli obiettivi così come sono stati delineati. In ultimo, è importante che vengano definiti e posti in essere delle linee di azione che valorizzino gli eventuali scenari favorevoli determinati dalla crisi. Ecco, questa è una grande risorsa che dal punto di vista analitico si evidenzia nel momento in cui le problematiche vengono analizzate, le implicazioni e le interconnessioni problematiche vengono definite, perché non sempre la crisi ha, anzi, potremmo dire quasi in generale, ogni crisi, oltre ad avere i normali aspetti negativi, deteriori, ha anche aspetti che possono costituire scenari favorevoli, ipotesi di sviluppo interessanti che devono essere valutate e considerate in quanto tali. Ecco, dalle risultanze, le prime risultanze dell'analisi che possiamo fare, così la crisi come è stata affrontata, come si è manifestata nel nostro contesto, possiamo certamente tirare qualche prima considerazione in ordine alla concreta azione della pubblica amministrazione e quindi a come la gestione dell'emergenza ha evidenziato delle principali criticità. La principale criticità che possiamo considerare è legata alla difficoltà di individuare un quadro di obiettivi convincenti e sostenibili. E questo perché ovviamente la complessità, soprattutto a livello normativo della pianificazione strategica, implica la considerazione di aspetti e implicazioni così, come dire, diverse, connesse tra loro, che certamente la questione di selezionare obiettivi convincenti e sostenibili è da ritenersi una criticità effettiva. Altro elemento è legato al reperimento delle risorse necessarie. Ecco, pensiamo sempre alle risorse finanziarie, che peraltro senza il determinante supporto dell'Unione Europea non sarebbero, come dire, recuperabili sul bilancio e sulle risorse del nostro paese in via esclusiva. Però c'è tutta un'area che riguarda quelle delle risorse immateriali che nel caso della crisi che stiamo vivendo sono particolarmente importanti. Parliamo di conoscenze, capacità, assetti organizzativi, capacità di coordinamento, quindi il quadro di quelle competenze immateriali senza le quali tutte le risorse messe in campo non basterebbero a risolvere la crisi. Ecco, la difficoltà del reperimento di queste risorse, capite bene, che ha un radicamento particolare, diverso. Perché? Perché le risorse immateriali non si costruiscono con la stessa rapidità con la quale quelle finanziarie possono essere messe in campo. Altro elemento critico riguarda la determinazione di efficaci modelli di implementazione delle decisioni assunte, quindi la resa in termini di efficacia della catena di trasmissione della pubblica amministrazione. Ecco, abbiamo accennato ai livelli inter e intraistituzionali, vedete, questa complessità spesso non viene considerata laddove la pubblica amministrazione viene considerata appunto inefficace nella implementazione. Però questa non può essere una difesa, come dire, d'ufficio della pubblica amministrazione, legata peraltro a un elemento oggettivo, che quindi è la complessità interistituzionale. Ecco, d'altro canto è vero che i modelli di coordinamento spesso sono carenti e sono normalmente carenti, in quanto le difficoltà che riscontriamo in emergenza oggi sono le difficoltà e le disfunzioni che possiamo invece individuare normalmente nell'azione della pubblica amministrazione. Altro elemento che in realtà riguarda una caratteristica interpretazione del concetto di leadership riguarda proprio l'individuazione e la gestione della leadership. Anche qui i livelli inter e intraistituzionali definiscono una condizione di leadership particolarmente, come dire, caratterizzata per la pubblica amministrazione, laddove
appunto questi livelli creano conflitti di leadership, difficoltà di individuazione, l'assenza di regole precise di avvicendamento dell'azione di comando, e quindi di fatto questi elementi giocano in termini di criticità nel caso che stiamo vivendo. Un'altra criticità è stata, ed è certamente quella relativa alla comunicazione, che nel caso di una crisi di questa portata è indubbiamente una problematica di grande rilievo. Fra queste, diciamo, criticità, adesso comunque è opportuno segnalare che ne esiste una che ha un particolare effetto, un particolare impatto, che riguarda proprio la questione del comportamento che la collettività tiene in relazione alle istituzioni, quindi il rapporto in termini di fiducia, il senso della comunità. Ecco, probabilmente anche con un po' di retorica, in questo senso, proprio l'idea di comunità, la fiducia, il comportamento, reciproco sembra aver assunto durante queste crisi, un certo rilievo. Eppure, la verità sta, probabilmente in una dimensione nella quale, se da un lato esiste una solidarietà che è inevitabilmente evidente, che è certamente presente nel nostro tessuto sociale, dall'altro è vero anche che i rapporti di fiducia, i rapporti di relazione con le istituzioni non sono, come dire, particolarmente favorevoli, e quindi non sono una risorsa per l'implementazione delle decisioni e delle strategie. Basti vedere come le regole che sono generalmente acquisite in via, come dire, appunto definita o quantomeno in maniera identificabile, parlo ad esempio di decisioni pratiche rispetto ai comportamenti da tenere, vengono poi accettate o interpretate discrezionalmente, rendendo ovviamente la gestione della crisi più complessa e certamente più difficile e lunga nella sua risoluzione. In questo senso vi volevo far vedere dei dati di un'indagine realizzata da Ipsos Public Affairs nel 2017 per finalità che riguardano le questioni ambientali, ma che calzano rispetto al profilo che stiamo cercando di tracciare, perché innanzitutto ci danno un indice di fiducia verso gli altri che è, diciamo, abbastanza significativo, interessante, non ai livelli massimi, però certamente distribuito in chiave regionale e per aree del paese in maniera sensibilmente diversa. Quindi abbiamo una presenza di una maggiore fiducia tra i soggetti, quindi all'interno del tessuto sociale nel nord-ovest e nel nord-est, per scendere poi a picchi via via sempre più bassi, da dove consideriamo il centro, il sud e le isole. Altro tema interessante riguarda le principali dimensioni del senso civico nel territorio. Vediamo come i valori individuali del senso civico sono trasversalmente distribuiti, mentre l'appartenenza territoriale è più forte al centro-nord, mentre troviamo poi una fiducia verso le istituzioni, che è il vero problema sul quale concentrarsi, che determina una criticità nelle risoluzioni delle crisi, ma anche più in generale nelle questioni della competitività. La fiducia nelle istituzioni, che è bassa sostanzialmente ovunque, con una ovviamente leggera prevalenza di un elemento, come dire, infinitesimo di miglioramento nell'area del centro e del sud delle isole. È interessante vedere cosa gli italiani pensano sia efficace come stimolo per il senso civico degli italiani. Trovano come risposta principale la scuola, assolutamente condivisibile, come condivisibili sono gli investimenti proprio in questa direzione, e la cosa drammatica invece è proprio la, come dire, rispondenza di questi elementi sull'assetto istituzionale. Vedete come l'unica istituzione che ancora riveste un certo rilievo è la Presidenza della Repubblica. Governo, Parlamento e soprattutto i partiti politici hanno veramente un risultato assolutamente basso in termini di fiducia e di stimolo, in questo caso,
verso il senso civico. Quindi esiste un problema grave di autorevolezza, esiste un problema che evidentemente nei momenti di crisi pesa di più sul versante proprio della valutazione dei percorsi di implementazione. Allo stato attuale non disponiamo di rapid response review né di dati che possano supportare pienamente identificazione di indicazioni di cambiamento per la pubblica amministrazione. Tuttavia, leggendo quello che è un po' il sistema dei risultati e tutto il momento di definizione dell'azione della pubblica amministrazione in questo scorcio di crisi, possiamo cominciare a individuare delle indicazioni di cambiamento per la pubblica amministrazione. La prima, probabilmente ovvia dopo le cose che abbiamo appena detto, è quella del recupero di un rapporto di fiducia con il cittadino, che va certamente ricostruito e va generata un'adeguata cultura della partecipazione. Sono elementi ovviamente che richiamano investimenti culturali a medio e lungo termine, non sono certamente azioni che si possono risolvere in poco tempo. Un altro elemento riguarda il tema del coordinamento interistituzionale, che è fondamentale, come abbiamo visto, e in questo senso gli interventi che hanno anche un carattere risolutivo riguardano l'assetto organizzativo. Quindi probabilmente uno stimolo a nuove riforme, a riforme che semplifichino i rapporti interistituzionali e che diano la possibilità di una maggiore e più efficace reattività della pubblica amministrazione in questi casi. Quindi, ritornando alla questione dei piani interistituzionali, in questo senso la refluenza di questa criticità vale anche nei confronti delle logiche di realizzazione e di definizione della pianificazione strategica. Quindi i piani interistituzionali non solo sono rilevanti nell'azione, ma certamente anche nella pianificazione. E in questo senso l'intervento avrebbe un valore di innovazione anche nel caso della pubblica amministrazione più periferica. Ancora, la capacità di pianificare e operare in emergenza dipende anche dalla capacità e dall'esperienza che si sviluppano nell'ordinario. Questo è un elemento che è particolarmente evidente, non occorre nemmeno verificarlo probabilmente a livello empirico. Perché? Perché la grande, impreparazione, soprattutto a livello periferico dei livelli istituzionali della pubblica amministrazione nell'attività di pianificazione strategica, ovviamente in questi casi pesa di più perché rende evidenti lacune e incapacità di reazione razionale e appunto efficace alla crisi. Quindi in effetti anche qui dobbiamo considerare che l'ordinario genera degli effetti importanti anche laddove in condizioni straordinarie si vengono a determinare situazioni ignote da dover affrontare. Ecco, in questo senso, l'emergenza per la crisi dovuta al Covid-19 ha dimostrato che tornelli e sistemi di controllo mutuati da modelli produttivistici degli anni 70 dello scorso secolo non sono adeguati alla pubblica amministrazione contemporanea. Questa in realtà è stata veramente una grande battaglia dell'aziendalismo italiano, nel senso che, così come molte altre nazioni europee hanno già percorso la strada della conversione del lavoro svolto normalmente nella direzione dello smart working, ecco, l'Italia sta sperimentando questa situazione solo in questa occasione e lo fa effettivamente sfruttando un impianto normativo che già prevedeva attraverso la legge 124 del 2015 le modalità di lavoro a distanza e che il 22 maggio 2017, la legge numero 81, ha esteso anche alla pubblica amministrazione. La capacità di adattamento della pubblica amministrazione al smart working è stata abbastanza soddisfacente e devo dire che in questo senso, ascoltando molti dirigenti e comunque sentendo anche campane diverse, in realtà la sensazione che si trae è quella di una ipotesi anche più efficace del controllo dei dipendenti.
più efficace rispetto ovviamente ai badge e a tutti i sistemi che abbiamo citato prima come certamente anacronistici. Perché? Perché il controllo per obiettivi rende più efficace il lavoro della pubblica amministrazione, di maggiore soddisfazione anche la vita delle persone che lavorano all'interno della PA. Quindi probabilmente è il caso di investire in questa strada, su questa strada, e certamente considerare questa indicazione di valore. Guardate che, fra l'altro, una prima ricerca della CGIL sostiene che circa 8 milioni di italiani hanno lavorato da casa o comunque da remoto, e il 60% degli intervistati vorrebbe proseguire l'esperienza di smart working una volta che l'emergenza sarà alle spalle. Ecco, questo è un tema interessante perché evidentemente esiste un percorso di modernizzazione anche della prospettiva visuale del lavoro che andrebbe sfruttata adesso per consolidare una forma di cambiamento molto utile per la pubblica amministrazione. Un'indagine di PromoPA identifica in modo condivisibile alcuni pesi che gravano sulla modalità di smart working. Semplifico, il primo peso riguarda proprio l'utilizzo dei PC personali. E questo è un fatto che ha due aspetti rilevanti. Il primo che riguarda certamente la tecnologia diffusa, dall'altro le questioni dei problemi di sicurezza informatica. Tenete in considerazione che laddove è più sviluppato il lavoro in smart working, i dipendenti lavorano su piattaforme blindate con sistemi di sicurezza molto elevati, e che invece nel nostro contesto la conversione allo smart working ha esposto in realtà a grandi problemi di hackeraggio e violazione della privacy il sistema, così come si è venuto a generare nell'emergenza. Altro problema riguarda la dimensione tecnologica, non soltanto rispetto alla diffusione di hardware adeguati o di connessioni di reti sufficientemente solide. Riguarda anche le questioni immateriali dei lavoratori che spesso, avendo un'età media piuttosto elevata nella pubblica amministrazione, hanno difficoltà oggettive a riconvertirsi in questa direzione. Quindi gli investimenti in tecnologia devono recuperare logiche strategiche che favoriscano attraverso progetti specifici e integrati il cambiamento e l'effettiva modernizzazione della PA. Il rinnovamento generazionale diventa un'esigenza importante, quindi investire in questa direzione è un'opportunità di rilancio del paese, perché il nesso che c'è tra pubblica amministrazione efficiente e rilancio del paese è assolutamente evidente. E ancora la diminuzione dell'efficienza in condizioni di emergenza dovuta al maggior peso, già peraltro ai limiti della sostenibilità della sovrastruttura normativo-burocratica, che peraltro abbiamo già osservato nel contesto della sanità pubblica, ha generato comportamenti difensivi e costi assolutamente immotivati, e dall'assenza di procedure semplificate e incontrovertibili per la gestione delle questioni ordinarie e straordinarie, è un tema sul quale certamente la pubblica amministrazione deve crescere per ottenere tempi e performance degne delle esigenze di un paese che vuole assolutamente recuperare competitività. Un esempio di questa competitività l'abbiamo avuto proprio nell'ambito della crisi che stiamo vivendo per la pandemia, con un'ordinanza della Protezione Civile 658 del 29 marzo 2020, che ha di fatto consentito ai comuni di agire in deroga rispetto al decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50, considerando in questa maniera una soluzione che potesse rendere fattibile e rapidamente fruibile non solo il contributo messo a disposizione dalla Protezione Civile, ma anche e soprattutto la possibilità di utilizzare il crowdfunding per sostenere la popolazione più indigente rispetto alle esigenze più estreme legate proprio alle questioni alimentari e alle questioni legate alla salute, quindi al supporto farmacologico nel caso appunto di patologie di ordinaria amministrazione. Ecco, questa è stata una decisione che rendendo più leggero il peso burocratico amministrativo delle procedure,
è andata nella direzione della giusta flessibilizzazione che serve per affrontare crisi che oggettivamente, diversamente, non troverebbero supporto. E allora, per quale ragione non considerare questo un segno di una direzione di intervento che deve effettivamente percorrere la pubblica amministrazione per tornare a velocità d'azioni assolutamente compatibili con il nostro quadro competitivo? Ecco, rapidamente alcune conclusioni, quindi. Anche da una crisi rilevante come quella che stiamo affrontando, si possono ricavare opportunità di miglioramento e superamento di problematiche considerate strutturali. Quindi la opportunità di superare gap che, diciamo, si sono consolidati nel tempo. Il congelamento degli investimenti nella PA, sia sul versante culturale che sotto quello delle risorse, mette a rischio la competitività e la reattività dell'intero paese davanti ad eventi gravi. Quindi, come dire, avere una pubblica amministrazione efficiente ed efficace nei tempi normali, ovviamente, ci aiuta nel caso in cui la crisi o le crisi si manifesteranno. L'efficacia in emergenza dipende quindi molto dai valori e dalle esperienze e dalle competenze acquisite nel tempo ordinario. Di fatto, possiamo dire che, fatte le dovute precisazioni, l'efficienza in pianificazione strategica in emergenza dipende dalle capacità con le quali amministriamo questa materia, realizziamo la pianificazione e soprattutto la definiamo in chiave appunto oggettiva, nel modo migliore nel tempo ordinario. Bene, grazie per la vostra attenzione e insomma a presto e buona fortuna a tutti.